Si chiude con le dimissioni di Angelo Giacchi da coordinatore cittadino dell'UDC, la querelle tra il PD vittoriese e il gruppo consiliare udicino, che ha visto la discesa in campo del segretario cittadino dello Scudo Crociato, Pinuccio Lavima, il quale aveva sconfessato l'operato di Giacchi, asserendo che stesse parlando a livello personale quando questi chiese un incontro con il PD locale. Nonostante la richiesta di chiarimenti da parte dell'ormai ex coordinatore, né Lavima, né l'onorevole Orazio Ragusa avrebbero dato spiegazioni chiare. Questo avrebbe spinto Giacchi a prendere la decisione di dimettersi. Non capisco, spiega nella nota con cui annuncia le sue dimissioni, le motivazioni politiche per cui sia il segretario che l'onorevole supportano motivazioni che di politico non hanno nulla, tesi di consiglieri scontenti fuoriusciti da altri partiti o liste civiche che oggi impongono i loro mal di pancia all'UDC. Una cosa mi è assolutamente chiara, aggiunge però Giacchi, non ho mai inteso fare politica leggendo commenti via Facebook o interpretando colloqui e telefonate di persone non aderenti al partito. Queste le motivazioni addotte dalla segreteria provinciale. Ma, assicura, ho inteso sempre la politica fatta tra la gente per i bisogni di famiglie, aziende, disoccupati e giovani. Per Giacchi l'UDC Parino ha assunto la stessa posizione del Movimento 5 Stelle, ovvero fortemente critico nei confronti dell'amministrazione che rifiuta tuttavia di assumersi responsabilità al governo. Giacchi assicura che continuerà il suo impegno per le tematiche di fondamentale importanza per la difesa della sua comunità.